persone, persone per bene. Il mondo ha bisogno di voi. E ci siamo, anzi ci risiamo sempre. E ci risiamo. E ci risiamo. Passamola buona e pigliamola. Ah, ok. Paola Nugnes. Paola Nugnes. Che ci aiuterà, ci suggerirà delle tecniche come fare a risparmiare energia oppure comunque a produrre energie alternative. Ho detto qualcosa che non va? No, no, hai detto bene. Noi energia, ho detto, sto parlando di energia, perciò c'è chi ed energizza proprio pure tu. O se c'è un camma proprio. No, e io sono. Anzi, mi devo sempre un poco contenere. Sono un poco Non ti contenere. Allora, qualcuno ha detto che l'Italia è come l'Arabia Saudita. Ti guarda là. Del sole, perché noi abbiamo chiaramente una grandissima energia rinnovabile, una unica energia rinnovabile vera che è il sole, così come il vento, l'acqua. Ancora riusciamo a mettere in votazione un colpo solo, lo facciamo accendere, non lo facciamo accendere. Hai capito? Cioè ancora, quello ancora si accende per i fatti suoi, però qualcuno lo vuole spegnere, perché voglio dire, per esempio, c'è stato un decreto ultimamente, però mi sa che forse noi ne vogliamo parlare, che ha un po' spento. E vabbè, c'è il conto energia che è uscito ad agosto e programmava fino al 2013 i finanziamenti per il fotovoltaico. Poi all'improvviso è uscito un decreto che dice retroattivo. Retroattivo, che agisce anche nel passato. E dice no, non dura fino al 2013, ma dura fino al 31 maggio di quest'anno. Quando tu hai investito, hai prodotto pannelli fotovoltaici, hai preso persone a lavorare con te, non me ne frega niente. Il 31 maggio si chiude. Uscirà un altro conto energia, il quarto, non si sa che cosa, ma sicuramente taglia un sacco di fondi. Sanno mangiate quello che si poteva mangiare e Marisena non ci serve più e sta legge retroattiva, tanto posso portare cose retroattive, capito? Cioè infatti tutti se ne scappano all'Italia, perché una legge retroattiva è assolutamente una legge poco seria. Infatti le banche si stanno ritirando, le banche estere si stanno ritirando, non vogliono più investire. No, però purtroppo sono state investite e si sono fatte male e se ne stanno fuggendo. E cosa succede? Succede che questi soldi, questi chip 6, vengono presi dalla bolletta. Chip 6 che per più sono è un 7% della bolletta elettrica, okay, che serve proprio per finanziare le energie rinnovabili. Però in Italia cosa è successo? Hanno messo una virgola, cioè energie rinnovabili virgola e similari e assimilate, scusate, assimilate, e ci hanno messo gli inceneritori negli assimilati. Cioè che rinnovabilità c'ha l'inceneritore? Niente, semplicemente che loro valutano che poiché la spazzatura si produce sempre e non si deve ridurre, perché qualcuno dice che si deve ridurre, non sia mai, altrimenti gli inceneritori che ci bruciamo. Giustamente. Ecco, allora, poiché negli inceneritori, ha detto qualcuno, Paolo Rabitti, che se anche bruciando l'acqua si fanno i soldi, loro vogliono produrre più spazzatura possibile, perciò non si riduce, perciò non si differenzia, e quindi poi prendono i soldi che servivano per il fotovoltaico. Ma la cosa più bella è che vicino all'ospedale, quindi dove ci sono delle persone malate, dei degenti, quindi non stanno buona, vicino c'è sta una, vogliono costruirci l'inceneritore. Ah beh, che poi è sotto vento, quindi tutto quello che il fumo prodotto dall'inceneritore gli sta proprio ritto. E ma perché così risparmiano sull'aerosol, hai ragione. Vedi, tu non e pensi. La cosa più bella, c'è una centrale elettrica già fatta, già in essere, che sicuramente c'è, i rifiuti, il fumo di scarico, i gas di scarico della centrale vanno proprio precise. Per non parlare dei campi elettromagnetici. Però voglio dare. No, però volevo aggiungere che anche la discarica di Chiaiano è stata fatta molto vicino agli ospedali. Ah, pure là. Sì, pure là. E c'è una mia amica. Ma vorrei che facesse la buona, si discarica. Vorrei che sono curati, si discarica. Può essere che le discariche in genitori servono proprio a chi è malato, perché chiaramente si abbassano le difese immunitarie e se ne vanno. E siamo subito, un poco troppo. Un altro posto letto. Ma vai, ma
Ottimo. Non da, ovviamente ci sono pensieri superiori, insomma, questo ottimista. Ecco, ottimista. Noi vogliamo ragionare queste cose, ma non sappiamo di che stiamo ragionando. Esattamente. Loro sì, loro. Voglio trarre due conclusioni. Una, l'ospedale del mare fa acqua per tutte parti, ecco. Quindi questa è la mia. E poi voglio dare una buona notizia. Un attimo, voglio dire che finalmente forse qualcosa a Napoli si muove, perché ci sono stati degli arresti. Ci sono stati degli arresti per quanto riguarda i rifiuti a Napoli. C'è stata un'inchiesta del, leggo perché è un nome abbastanza complicato, Enerambiente, un'inchiesta dell'Enerambiente che ha arrestato Dario Cigliano, voglio dire una persona per bene, insieme a figlio e padre e altre persone, tutta famiglia. A questi saponno continua a fare scoop. Bravo, esatto, l'hanno arrestati per questo, appunto, questa indagine sui rifiuti napoletani. Però questo potrebbe essere visto da un punto di vista positivo, perché abbiamo preso magari qualche colpevole, però il problema è che hanno creato Tata Munnezzi. Rajmartin, ma che si chiama? Ma lo voglio dire. Comunque, Dario Cignano, persona per bene. Attenzione, teniamola nella nostra top 10. Entra Mario Cigliano. C'è Mario Cigliano? Mario Cigliano, Mario Cigliano. Ciao, Mario Cigliano. C'ho il coraggio di affare. Pronto? Pronto? Chi è? Buonasera, sono Sergio Sparagno. Bellissimo Sergio! Uela! Siamo sparagnati il telefonato, non ti sei fatto più sentire. E sono stato impegnato giovedì scorso. Ascolta Sergio, hai qualche proposta, qualche suggerimento per sparagnare, risparmiare, non lo so, magari per rendere più ecologica l'ambiente, ecco. Ma tu lo sai, Andò, sempre, perché ciù sparagna e ciù guaragna. Dobbiamo invertire la rotta. Veloce. Allora, in pratica volevo brevemente ricordare che io questo mese... Abbiamo 30 secondi per parlare, dai. Sì, brevemente, questo mese credo proprio di aver risparmiato, perché ha già arrivato a fine mese. Allora, sono riuscito a trovare un altro sistema per sparagnare che pannoline. Prima cioè... si accennava proprio a quello che io ho fatto, pannolini lavabili. Quindi... In pratica sono un po' il vecchio sistema che utilizzava la nonna, dei pannolini che venivano utilizzati tutti in cotone. Ah, il panno di lino, per questo si chiama pannolino, è il panno di lino. È vero, è su per giù, è qualcosa di similare, però ovviamente reso in chiave moderna, quindi anche bellino, è molto più che tiene, diciamo, il Sergio. Tutto che è del quello che il bambino poi alla fine... Babù, produce. Produce. Caccia via. E comunque Sergio, secondo me, lavandoli queste cose, alla fine il risultato è che tiene tutti il Jack Marrone, mo. No, invece non è così, assolutamente. Perché c'è un... Ti spiego. Anzitutto, questi pannolini lavabili sono fantastici perché riducono drasticamente i rifiuti. Io mi sono fatto un calcolo su per giù in 3 anni, che spero che dopo 3 anni comunque si mette sul vasino, che caspita, dopo 3 anni vado a risparmiare sui 1.000 euro. Faccio in modo che non ci sia questo rifiuto, che poi in realtà è un rifiuto non riciclabile. Quindi no, questo l'abbiamo già detto, quindi praticamente per chi fa 2 figli risparmi 2.000 euro. Io esatto, faccio 4, perché poi tu li puoi anche riutilizzare per il secondo figlio. In Benissimo. Pratica è una cosa fantastica. Io mi sto trovando benissimo e lo consiglio a tutti. Ovviamente per avere maggiori informazioni basta andare su internet e scrivere proprio la parola pannolini lavabili. Va bene, grazie. Sergio Sparagno, un saluto. Chiamo un po' prima, così diamo maggiore spazio, perché adesso siamo proprio in chiusura. Salutiamo quindi Sergio Sparagno che è intervenuto, ti ringraziamo. Paola Nunes, purtroppo ci scusiamo per il poco spazio. Gilda Gennaro Sportiello, Gilda Sportiello, Giuseppe Rondelli, Gennaro Bove, Antonio Riccetti, persone per bene. Ci vediamo lunedì sera dalle 21 alle 23. Arrivederci e buon fine ciao settimana.